pensando al termine volontariato mi viene in mente sostegno, aiuto, mi viene in mente il termine mettersi in gioco, amicizia, gruppo, passione e soprattutto dono. Allora, io sono molto legato alla vita parrocchiale, ad una realtà parrocchiale, e lo sono sempre stato fin da bambino. E quindi praticamente sicuramente sono stati gli animatori che mi hanno seguito durante gli anni di catechismo, poi anche dopo, durante i gruppi post-cresima. Ma devo dire in realtà che il mio primo vero animatore è stato mio fratello. È stato mio fratello a trasmettermi la voglia di fare volontariato, di dedicarmi agli altri e a seguire i gruppi in parrocchia. Una mattina mio fratello si sveglia, mi viene vicino e mi chiede: ma Giovanni, perché non ridiamo vita all'oratorio qui nel nostro quartiere? E io l'ho guardato, ci ho pensato un po' e poi ho detto: ma sì, dai, mettiamoci in gioco. Effettivamente nel nostro quartiere era da tempo che la realtà di oratorio non era presente, e insieme abbiamo pensato appunto di rimetterci in gioco e di ricreare questa realtà. All'inizio sicuramente non è stato semplice, poi sono state comunque numerose le persone che ci hanno seguito e ci hanno dato una mano. Ricordo quegli anni con grande soddisfazione, anche se effettivamente sono stati anni molto impegnativi. Allora, parto dall'aspetto forse negativo, anche se in realtà poi lo si può vedere in positivo, perché effettivamente fare volontariato porta via tanto tempo. Bisogna dedicare tanto del proprio tempo, soprattutto anche nel seguire i gruppi, nella preparazione, io penso appunto ai gruppi parrocchiali. Poi io adesso lavoro in un'azienda, quindi il tempo alla fine viene associato al denaro, no? Però in questo caso lo associerei in maniera differente, no? Tempo uguale relazione, tempo uguale dono, quindi visto in maniera molto diversa rispetto ad altri ambiti e ambienti. E quindi effettivamente quello che posso vedere è soprattutto un ritorno positivo nel fare volontariato, nelle relazioni che si creano con le altre persone, nell'aiuto che si può dare ai ragazzi, effettivamente tornare a casa dopo una giornata in oratorio con il sorriso dei bambini è sicuramente positivo.